Nel video di oggi vi sveleremo chi ha conquistato il cuore di Paolo Bonolis dopo la separazione da Sonia Bruganelli. Prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime novità. Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, la curiosità riguardo a una possibile nuova fiamma nella vita di Paolo Bonolis è cresciuta notevolmente. Chi potrebbe essere la misteriosa persona che ha rapito il cuore del celebre conduttore televisivo? Questa sorprendente rivelazione ha lasciato i fan di Bonolis in fermento, con molti che sperano ancora in un ritorno di fiamma con Sonia Bruganelli. L'atmosfera di mistero si è fatta sempre più fitta, mantenendo alta l'attenzione sulle vicende sentimentali di Bonolis. In molti hanno cercato di indovinare chi potesse essere la fortunata, ma tutti si sono trovati con un pugno di mosche in mano. Perfino Sonia Bruganelli, attualmente impegnata con l'Isola dei Famosi e con le sfide degli ascolti televisivi, ha mantenuto il riserbo sull'argomento. Nonostante la separazione, tra Paolo e Sonia sembra esserci ancora un legame profondo e duraturo. In passato, Bonolis aveva dichiarato: "L'amore si trasforma, spero di ritrovarlo prima possibile". La Bruganelli, dal canto suo, aveva commentato: "Serve intelligenza per capire che ciò che conta sono i rapporti tra le persone e che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. Non bisogna rovinare i bei ricordi". Per tutti coloro che sono curiosi e per i complottisti, ecco la rivelazione che vi lascerà a bocca aperta: il nuovo amore di Paolo Bonolis non è una donna, ma una nuovissima auto di lusso. La Bruganelli ha commentato con ironia l'acquisto del suo ex compagno: "Dopo di me, la nuova fiamma di Paolo è una macchina. Mi ero incuriosita anch'io. E tu, cosa ne pensi delle parole di Sonia Bruganelli? Faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video e restare aggiornato sulle ultime notizie.